Eccoci arrivati al capitolo 5, la mano destra. Senza entrare troppo nei dettagli, vorrei parlare subito della principale tecnica usata da Giacomo nel corso della sua carriera, ovvero quando lui teneva la mano destra in posizione più vicino al ponte, a pick-up al ponte. Questo gli facilitava l'esecuzione di parti veloci e gli dava un suono un po' più nasale, come si suol dire. Usato molto anche per passaggi con le ghost o per il suo classico staccato, preferiva appunto questa posizione. Non è l'unica che utilizzava, ma per adesso vi voglio far vedere come approcciava lui questa tecnica e cosa gli permetteva. Allora, quando lui suonava sulla corda Mi, semplicemente pizzicava con indice e medio. Quando lui si spostava sulle altre corde, il pollice scendeva sulla corda di Mi a fargli da appoggio, continuando a pizzicare più o meno vicino al ponte con indice e medio, scusate, e con le altre due dita lui stoppava le altre corde, quelle che non suonava. Quindi il pollice stoppava la corda di Mi, mentre anulare e mignolo le appoggiava delicatamente sulle altre corde, in modo che non facessero risonanze o che non vibrassero mentre appunto suonava un'altra corda. E quindi lentamente faccio una scala. Quando io suono sul Sol, ho appunto le altre due dita, mignolo e anulare, appoggiate sulla corda di Re e di La. Questo mi permette di essere più pulito possibile sul suono e comunque, nonostante all'inizio si faccia un po' fatica a fare questi movimenti in più che non siamo abituati a fare, vi assicuro che diventa tutto automatico, automatizzato, e questo vi permetterà appunto di avere un suono molto più pulito, appunto. Quando doveva suonare cose, soprattutto col fretless, dove gli serviva un suono più rotondo, più caldo, semplicemente si spostava più vicino al manico e la tecnica rimaneva la stessa. Quindi in questo capitolo troverete appunto esercizi mirati proprio alla tecnica, a questa tecnica e non solo della mano destra, e quindi con esempi riguardo alle ghost, riguardo ai salti di corda, più o meno complicati, in modo che ognuno poi si può adattare al proprio livello al momento in cui affronta lo studio. E non ho indicato velocità, BPM, perché ognuno deve partire più o meno lentamente e arrivare dove preferisce, non ci sono assolutamente obblighi. Niente, mi sembra aver detto tutto e ci vediamo al prossimo capitolo.